Eccellente, hai mantenuto la difesa solita. Grazie, grazie. Anche grazie al dottor di Enrico e anche di Ciro Gatto, prestazione magistrale. Che come commenta la prestazione dei compagni? No, stiamo giocando tutti quanti bene. E secondo me l'unica cosa da migliorare ovviamente è la rete di passaggi. Dobbiamo passare più palloni, soprattutto avanti. E soprattutto non dobbiamo perdere la concentrazione alla fine come abbiamo fatto ogni partita, magari sapere qualche più. Faccio una domanda, in un'intervista sabato di Benevengo, Mario 40 ha detto che questo torneo è un torneo a senso unico. Secondo te è vero? No, secondo me ci sono molte squadre, diciamo, che contendono. Ma ci siete, la potete giocare? Sì, ce la so giocare, se continuate così, ce la so giocare. Tu? Ancora per il siamo qui invece con... A quanto siamo divertenti? Finita. Siamo qui con Catalano, beh, una partita direi quasi in famiglia, cugini, fratelli, sorelle, amici, parenti, fidanzatine, fidanzature. Che fidanzatine? Non lo so, che sono fidanzatine? Non state giocando male, però il risultato parla da sé. 3-0 non è un gran vantaggio, tutto ancora da decidere nel secondo tempo, però tu cosa miglioreresti? Cosa manca? La concentrazione, abbiamo subito gol per mancanza di concentrazione. E... Sciocco. Ma io non ero in campo, a dare un sostegno morale. La domanda che ho fatto a lui invece è, anche se tu sei venuto a fare solo una partita, ma io adesso te lo chiedo. Da spettatore, 40, diciamo. 40 di torneo a senso unico. Ma secondo te davvero a senso unico? O se la dovevi giocare? C'è sempre qualcuno che se la può giocare altrimenti non sarebbe una ripresenza. Infatti non ha senso, andiamo via dopo. Bocca all'ora. Stingo al termine di una partita e di una giornata dura. Avete vinto un'altra partita, siete sempre più su.
Ieri Mario 40 ha detto che il campionato è a senso unico tra Benevengo e Real Madrid. Tu che dici? Che pensi di questa affermazione? Penso che lo sta guardando abbastanza questo campionato. Tu o Mario? No, lui. Ah. Perché direi che a senso unico alle prime partite non credo sia uno di buon augurio per noi e due realistico fino al finale. Che cosa pensi della tua prestazione oggi e in generale di questo inizio di torneo tuo? Niente, partite a livello di squadra ottime, anche aiutando dietro, poi a livello personale sinceramente voglio segnare di più. Titolo di capocannoniere è l'obiettivo? Sarebbe ottimo, però c'ho anche un rivale nella mia stessa squadra, Avezzano. Com'è la situazione nello spogliatoio? No, tranquillissima, basta che vinciamo a finale. Vabbè, allora in bocca al lupo per il continuo. Grazie.